Longi zona rossa dal 21 aprile, da oggi sino al 30 aprile. Ed in questo momento la polizia municipale del comune di Longi sta identificando i mezzi che raggiungono il paese. E gli spostamenti devono essere naturalmente comprovati da esigenze di lavoro, di salute o per l'acquisto di beni di prima necessità. Ci lamentiamo perché c'è un po' di gente che purtroppo, più che altro per i bambini, perché ci sono tanti bambini. Fino al 30 aprile zona rossa, come la vivrà questo periodo? Io ci lavoro, per cui non è un problema. Io penso che tutte cose possono si mettono a posto. L'auspicio è che tutto si risolva presto e per il meglio? Sì. Tutte cose, credo che questa malattia se ne va e noi oggi stiamo in e non facciamo pagare questa malattia. Io sempre in stai, poi la pomeriggio e noi andiamo a casa. Fino al 30 aprile, quindi? Fino al 30 aprile zona rossa. È zona rossa, restiamo in casa. Va alla bottega, una è necessario che deve fare e basta. Solo per i beni di prima necessità. Certo, ora vado alla bottega e poi veniamo da casa. L'auspicio è che tutto passi presto. Speriamo. E questo periodo si metta tutto alle spalle. Sì, sì, è così purtroppo. Possiamo fare niente. Speriamo bene, speriamo bene. Speriamo, lo speriamo tutti. Un po' di sacrifici. Dentro stavo e dentro sto. Questo grazie allo Stato italiano. Questo grazie allo Stato italiano.
purtroppo cerchiamo di viverci. Si fanno ulteriori sacrifici nella speranza che tutto si risolva per il meglio. Speriamo di tornare il più presto possibile, che la gente veramente sta tranquilla. No? Siamo un po' disagiati, ma pazienza. Cerchiamo di affrontarlo, la situazione com'è. Basta, possiamo cominciare. In fretta. I sacrifici saranno fatti per passare in fretta e che poi ogni volta che viene una festa aprono tutto e prima fanno fare i sacrifici e poi ci portano un anno indietro un'altra volta. Poi chi lo sa come finisce?